Ti sei mai capitato di non sentirti adeguato per fare una determinata azione? Magari ti volevi sfidare in un'avventura, in una sfida pratica, fisica, mentale, in un lavoro, in qualunque cosa della vita ti abbia messo davanti alla scelta di dire mi devo sfidare, mi devo mettere in gioco, però non ti sentivi capace, non ti sentivi in grado. Quindi ti mancava quell'autodeterminazione, quella forza, possiamo chiamarla anche così, di fare, di agire. Ma in realtà cos'è questo? È semplicemente il mettere in pratica quello che sappiamo fare. Se noi sappiamo camminare, perché tutti sappiamo camminare, meno che tu non abbia un infortunio, quindi non puoi camminare perché hai le stampelle, tutti possiamo camminare. Se ti metti in gioco perché vuoi fare una maratona, per esempio, come sta succedendo a me nel mio caso, ti metti in gioco, ti sfidi, ok, cosa devo fare? Il primo passo, andare a camminare. Fatti una bella camminata e poi inizia a correre piano piano, fai dei piccoli passi di corsa e quindi pian piano prenderai consapevolezza anche delle tue capacità. E quindi l'autoconsiderazione, l'autodeterminazione di poter veramente raggiungere quel traguardo che è l'arrivo, ad esempio, di una maratona o di una sfida pratica o della sfida lavorativa che ti stai mettendo in atto, ti porterà sicuramente a migliorare tutti quegli altri aspetti della tua vita che oggi non sono ben in equilibrio. Io ti saluto, ci vediamo nel prossimo video. Intanto pensaci e commenta qui sotto. Ciao ciao, ti aspetto nei commenti.